Vendita, assistenza e riparazioni di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Buon mercoledì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Nella notte tra lunedì e martedì un nubifragio si è abbattuto sulla città di Voghera, provocando estesi blackout in molte zone della città, sottopassaggi inagibili, cantine, garage, cortili di abitazioni completamente sommersi. La situazione è stata gestita dai vigili del fuoco, dalla protezione civile e dalla polizia locale, ma sul web molti cittadini si sono lamentati, sostenendo che l'emergenza non è stata gestita in maniera tempestiva. Tu cosa ne pensi? Concordo pienamente, concordo. Secondo te com'è possibile che bastino poche ore di pioggia per creare una situazione simile a Voghera? Perché? Perché pensiamo a tutt'altro, cioè a posto di pensare a magari alle fognature, quelle cose lì, pensiamo a mettere degli autovelox che magari non vanno neanche. Ok, spendiamo soldi inutili in cose inutili e non prendiamo soldi che magari dove servono veramente, cioè piuttosto ce li intaschiamo. È la pura verità, sono lamentati tutti, hanno dovuto chiamare pompe idrauliche e tutte quelle cose lì, perché nei sottopassaggi abbiamo delle pompe che non funzionano, purtroppo, ci sono le loro ore, ma non funziona, ma non è da adesso, è una vita che non funziona. Io penso che quando succede qualcosa tutti si lamentano e quindi penso che non ci sia stato niente di particolare, c'è stato un blackout, è andata via la luce però... Non so di tragedie, io credo che quando succedono queste cose bisogna anche un momentino, succede la fatalità, basta che non ci siano cose gravi, io non ritengo di dover parlare male di questo intervento. Quindi secondo lei la colpa del fatto che bastino così poche ore di pioggia a creare questi disagi è delle pompe? Ma, sì, ma tutte le volte che qui vengono due gocce d'acqua i sottopassi sono allagati. E quindi io non so l'emergenza chi può fare questi lavori qui, quindi sarà il comune interessato a queste cose qui. Noi, visto che i cittadini paghiamo per le strade, per le luci, si interessano anche di quella roba lì, visto che noi paghiamo, perché quando arriva la bolletta bisogna pagare. Come mai? Si lamenta di tutto la gente, viene il terremoto è colpa di quelli che sono al governo, viene un nubifragio è colpa... Ci saranno delle mancanze, però non è neanche facile gestire un'emergenza. Secondo me bisognerebbe accontentarsi un po' di più, perché se uno prova a stare peggio si rende conto che siamo anche fortunati. Secondo te che cosa sarebbe giusto fare quindi per prevenire queste situazioni che comunque puntualmente si ripresentano? Rifare, cioè almeno riordinare un attimo, quindi pulire bene, per bene tutte le fognature. Soprattutto quello dei ponti, comunque tutti quanti erano allagati e principalmente sono tutti allagati, quindi bisognerebbe rifare o perlomeno ripulire tutte le fognature. Nelle ultime ore il candidato sindaco Pierezio Ghezzi ha richiesto un incontro urgente con il commissario per ricevere informazioni sui provvedimenti che l'amministrazione intende assumere per eliminare le carenze strutturali degli impianti del ciclo idrico integrato e del depuratore cittadino. Lei cosa ne pensa di questo gesto invece? Ma Ghezzi, già c'è stata una discussione nelle votazioni tra Ghezzi Barbieri, no? L'attuale sindaco che è stato, questo non lo so perché non sono nel consiglio comunale, quindi non posso sapere tanti problemi. Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.